Dunque, siamo qui al Campidoglio per portare avanti quella, la battaglia, quella sul mare di Roma, per difendere appunto questa, per rivedere questa situazione che è in alquanto inaccettabile, che il mare di Roma così abbandonato, così trascurato, in balia proprio, è il caso di dire, in balia della situazione, degli eventi. Una cosa importante e determinante è quella delle concessioni balneari. Questo logicamente è un tema a livello nazionale. Le concessioni sono scadute già da tempo, ci sono varie sentenze che dichiarano illegittimi questi rinnovi automatici che ci sono stati. E si è espressa la Commissione europea nel 2016 che ha dichiarato appunto l'illegittimità. L'ultima, quella del Consiglio di Stato di quest'anno, appunto recente, del 18 di questo mese, che appunto ha dichiarato addirittura nulli questi rinnovi automatici. Però sembra che non succeda niente, soprattutto qui a Roma. Le responsabilità ricadono logicamente sull'amministrazione locale. Su questo il Campidoglio dovrebbe prendere una posizione, non si esprime, non dico nulla proprio, c'è il caso di dire che c'è il nulla. Quindi vogliamo anche capire quanto prima cosa ha in mente questa amministrazione per portare avanti, per difendere appunto quello che sono i diritti poi dei cittadini, di un bene così comune, così importante, di quello che è il mare della capitale. Per il momento, detto questo, adesso passo la parola e prego. È acceso. Okay. Il presidente dell'associazione Mare Libero fa parte appunto del comitato Mare Libero. Sì, infatti noi siamo qua come aderenti all'associazione Mare per Tutti che si occupa del mare della capitale d'Italia. E l'oggetto di questa conferenza stampa è una denuncia nei confronti della violazione anche delle leggi, in questo caso delle ordinanze balneari che ogni anno vengono fatte dalla sindaca di Roma. E io ho qui una piccola documentazione che poi vi darò in sintesi, qualcuno l'ha già avuta, per dire la totale, diciamo, illegalità che esiste anche da parte dei titolari delle concessioni balneari. I vigili urbani hanno prodotto quest'anno, 2019, sotto anche a seguito delle nostre denunce di Mare per Tutti, hanno fatto dei controlli, hanno prodotto più di 30 verbali, multe fatte ai titolari delle concessioni, dove viene contestato la chiusura degli stabilimenti. Per legge, in base all'ordinanza, tutti gli stabilimenti devono tenere il cancello dello stabilimento aperto tutto l'anno. Perché? Perché l'accesso al mare deve essere garantito durante tutto l'anno. Fra l'altro Ostia ha una situazione, il famoso lungomuro, per cui non è che uno accede direttamente alla spiaggia, ci sta il lungomuro di tutti gli stabilimenti. Per cui l'apertura di questi cancelli è fondamentale. Nell'ordinanza è specificato all'articolo 5 obblighi dei concessionari, poi lo vedete anche nel foglio che vi abbiamo dato, obblighi concessionari, all'articolo 5 dice consentire il libero e gratuito accesso al transito 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno per il raggiungimento della battigia antistante l'area di propria pertinenza attraverso gli ingressi delle strutture, anche nei casi in cui tali ingressi sono ubicati in prossimità di un varco pubblico. Cioè, anche se a un po' di distanza c'è un accesso pubblico, tu devi tenere lo stabilimento aperto, i cancelli aperti, tutto l'anno. Questa norma dell'ordinanza viene disattesa costantemente. Malgrado, ripeto, i verbali fatti e le multe che hanno dovuto pagare dai vigili urbani, continuano ad avere questa abitudine. Fra l'altro, all'articolo 9 dell'ordinanza
si dice testualmente che l'accertamento anche di una sola violazione agli obblighi prescritti dalla presente ordinanza determineranno l'avvio delle procedure di cui all'articolo 47 del Codice della Navigazione, che prevede la decadenza della concessione demaniale marittima e o la revoca della convenzione. Quindi queste violazioni dell'ordinanza verbalizzate dai vigili urbani e inviate all'amministrazione del decimo municipio. Il decimo municipio non ha preso nessun provvedimento. Quindi il decimo municipio, che ha la delega da Roma Capitale per la gestione del mare della capitale, quindi è una responsabilità anche, perché non è solo, con tutto il rispetto degli abitanti di Ostia, sono 2 milioni di cittadini romani che hanno diritto a accedere a questo mare, e si trovano, se noi andiamo adesso a Ostia, ci troveremo quello scenario che voi conoscete, tutto questo lungomuro con tutti gli stabilimenti, i cancelli regolarmente chiusi, per cui in violazione dell'ordinanza. Allora noi su questo comportamento, perché non solo c'è l'ordinanza, ma c'è stato anche, si sono attivati il comando dei vigili urbani, il comandante, il dottor Stangoni, dice: noi la parte nostra l'abbiamo fatto, abbiamo verbalizzato, gli abbiamo fatto la multa, abbiamo mandato i verbali al municipio, sta al municipio prendere i provvedimenti del caso. Ripeto, come vi ho letto all'articolo 9, che prevede anche le procedure per la decadenza delle concessioni. Quindi non è che l'amministrazione è impotente rispetto a questi abusi di illegalità degli stabilimenti, ha tutti gli strumenti di deterrenza per obbligarli a rispettare. E badate che non è poca cosa, è una cosa, questa chiusura degli stabilimenti, non di poco conto, perché durante l'inverno specialmente, che penalizza anche il turismo, la passeggiata sulla spiaggia, il godimento di un bene demaniale, proprietà non dei concessionari, perché questi signori hanno una concessione, cioè diritto all'uso della spiaggia a determinate condizioni. Se non si rispettano le condizioni, come questa per esempio di tenere lo stabilimento aperto, il municipio potrebbe procedere con la decadenza della concessione. Quindi è un'arma molto forte, e c'è una totale assenza di iniziativa, inerzia della pubblica amministrazione. Cioè l'amministrazione che dovrebbe tutelare gli interessi dei cittadini tutela gli interessi e i comportamenti contro legem di questi stabilimenti. Sono stabilimenti poi abituati a fare il comodo loro. Gli è stato consentito dalla politica, dalle istituzioni. Oggi che anche attraverso l'azione, dobbiamo dirla, di Mare per Tutti, abbiamo incominciato a fare denunce, a sporgere. Io ho qui una lettera, per esempio, che facemmo per la questione dei varchi, perché oltre agli stabilimenti aperti, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di fare dei varchi proprio pubblici aperti ai cittadini. E qui il prefetto di Roma lo scorso anno, quest'anno, la data è a maggio mi pare, ha fatto questa lettera di richiamo sull'obbligatorietà di aprire i varchi al municipio, ma il municipio non ha fatto nemmeno questo, quindi c'è una totale omissione di atti dovuti da parte del municipio per far rispettare l'ordinanza e per tutte le clausole che prevede l'ordinanza nell'interesse di chi? Nell'interesse intanto della cittadina. È una cittadina marinara dove il mare è la risorsa più importante, per chi va a Ostia, insomma, va per il mare, insomma, no, ci vanno anche per altre ragioni, però generalmente si va per goderselo anche d'inverno, nei fine settimana. E c'è anche un'ordinanza della sindaca di Roma sul mare d'inverno, un'ordinanza fatta apposta per il godimento e prescrive tutta una serie di cose. Quindi questo bene, questa risorsa straordinaria, che potrebbe dare anche un maggiore sviluppo turistico, una presenza di romani su quel litorale, viene penalizzata perché uno arriva e trova tutto chiuso, tutto abbandonato, perché questi signori sono abituati a aprire a maggio, quando aprono fanno cassa maggio, giugno e luglio, cioè agosto, finito, chiudono e se ne vanno a casa. Non è così, perché debbono tenere, ripeto, lo stabilimento aperto, i cancelli, e secondo me
potrebbero avere anche come dire, un indotto nel periodo invernale, che le persone potrebbero accedere agli stabilimenti se hanno ristorazione. Quindi tenere il mare anche d'inverno, perché ora, a parte questi giorni, abbiamo anche un clima abbastanza mite qui, che ci consente di godere di questa risorsa tutto l'anno, cosa che non avviene. L'elenco poi delle violazioni da parte di questi signori, ce ne sono molte altre. L'ultima che abbiamo denunciato, anche sempre come Mare per Tutti, è quella di mettere, di chiudere gli stabilimenti sulla spiaggia con delle reti tipo pollaio, grandi, alte, con i pali 2 metri, con pali di castagno, e prendono un bel pezzo della spiaggia tutti intorno ai stabilimenti, cosa che è vietata dalla legge, perché l'ordinanza dice che tu puoi mettere, per tutelare la spiaggia, che il mare non ti porti via tutta la sabbia, puoi mettere delle barriere di 90 centimetri, se non erro un metro, descrive anche con pali di legno, con quelle tessuti verdi che si usano per trattenere la sabbia in questo caso, ma le devi mettere delle barriere basse, così che ti lascio la vivibilità, la visibilità del mare. Invece questi non mettono queste barriere, mettono questi reticolati, perché hanno il concetto consolidato della proprietà dello stabilimento. A noi ci è capitato di toccare con mano, e tu ti ricordi, andando agli stabilimenti facendo delle iniziative, il proprietario, il figlio del proprietario è uscito: che state a fare qua? Questa è casa nostra, è proprietà nostra. Hanno questa deformazione che gli è stata consentito di coltivarla nel tempo, come se lo stabilimento e la spiaggia è una loro proprietà. Non è così. La spiaggia è una concessione demaniale che viene data, ma che deve essere usata, specialmente in periodo invernale, deve essere aperto il cancello dello stabilimento, che tu ti vai a fare la passeggiata sulla spiaggia, perché è un bene demaniale di tutti i cittadini. Quindi questo comportamento, ripeto, è stato censurato dal comando dei vigili urbani. Abbiamo qua tutti i verbali, sono 19 verbali, qui ci sono anche l'elenco degli stabilimenti che vi possiamo dare. Perché tengono chiuso lo stabilimento, quindi cancello, non si può accedere. E poi ci sono invece 10 verbali di quelli che hanno fatto, poi, perché non so se l'hanno setacciati tutti, insomma, di quelli che hanno fatto, sono 10 stabilimenti dove hanno riscontrato un'altra assenza prevista dall'ordinanza, che è la passerella per i disabili. Oggi è, mi ricordava Marco, la giornata dei disabili. Ecco, nelle spiagge della capitale non mettono le passerelle per i disabili, e voi sapete che poi non è solo per i disabili, perché non solo la carrozzella, la persona anziana, la persona che ha problemi motori, naturalmente può usare la passerella per andare sulla battigia. Quindi c'è un regime di totale inosservanza delle regole, in violazione. Siamo in presenza di verbali fatti dalla polizia, vigili urbani di Ostia, inviati all'amministrazione dei 5 Stelle di Ostia, che ha pensato bene di non fare nulla. Io ho fatto un accesso agli atti per essere sicuro. La risposta mi è stata data che non c'era nessun atto a seguito dei verbali dei vigili urbani. Quindi questa è una denuncia che facciamo politica nei confronti di chi politicamente, come istituzioni, gestisce il mare della capitale e dovrebbe far rispettare perché i vigili fanno il verbale, ma non è che possono prendere i provvedimenti di decadenza, quello spetta al municipio. Allora il municipio dovrebbe attivarsi. Quindi, sulla scorta di questa, noi presenteremo un esposto nei confronti del municipio, 10° municipio presidente Di Pillo, per omissione di atti dovuti, perché a fronte di tutte le verbalizzazioni dei vigili non hanno preso nessun conseguente misura amministrativa, perché sta a loro, perché voi sapete che Ostia, il 10° municipio, ha la delega per le spiagge, cioè le concessioni per le spiagge le dà il 10° municipio, non le dà Roma Capitale. Per cui loro vengono meno a questo obbligo di legge in virtù della delega importante che hanno sulle spiagge. Quindi, per concludere, noi ora continueremo la nostra battaglia, diciamo, con tutti gli strumenti politici, istituzionali e anche legali, laddove si ravvisano gli estremi, per cambiare
questa modalità, ecco, del mare di Ostia, che viene in qualche modo negato all'uso dei cittadini, perché specialmente nel periodo invernale, che voglio dire, se voi andate in tre città marittime, il piacere di andare in una città che c'è il mare, qual è? La passeggiata sul mare. E qui viene negata anche la vista del mare, perché con tutte le costruzioni che hanno fatto, i muri, i muretti, uno fai la passeggiata, non vedi niente, c'è il parcheggio, dopo proprio la spina su, a ridosso del marciapiede, e sei, non vedi nemmeno il mare. Quindi questa grande risorsa del mare della capitale, in virtù della connivenza dei politici e delle istituzioni e la negligenza, se non il dolo e la violazione dell'ordinanza da parte dei balneari, è un regime praticamente che toglie ai cittadini il godimento di un bene così importante per lo sviluppo della cosa. Quindi noi continueremo in queste denunce, perché nei confronti sia dell'istituzione che delle autorità. Devo dire, dobbiamo fare un plauso al comandante Stangoni dei Vigili Urbani di Ostia, che sensibilizzato da Mare per Tutti su queste problematiche, ha fatto il suo dovere e quindi ha incominciato a fare i verbali. E tenete conto, e concludo su questo, gli stabilimenti di Ostia sono anche infiltrati. È evidente, no? Perché è normale che se vi sono attività mafiose nel territorio, e abbiamo le prove che ci sono, di recente sono state le condanne di Fasciani e altri per mafia, non per corruzione, per mafia, quindi possiamo dire, è evidente che la ricchezza, i profitti degli stabilimenti sono sotto l'occhio e il controllo di questi che sono. Chiedono il pizzo, chiedono questi, condizionano, ricattano. Io ho parlato col magistrato senza disvelare cose, però stanno lavorando i magistrati a tutto questo mondo dietro questi stabilimenti. Quindi da ridare trasparenza e legalità agli stabilimenti significa anche dissuadere la presenza della malavita, delle infiltrazioni, dei prestanome, di tutto questo mondo che fa affari con questi stabilimenti. Negando, ripeto, danno un danno alla collettività di Ostia, ai cittadini romani di Roma, perché Ostia è Roma, e quindi è un bene che è gestito in questo modo anche con la malavita. Quindi è un tema importante e noi ci batteremo come Mare per Tutti per liberare un po' il mare di Ostia, sia dalle strutture fisiche, perché il famoso lungomuro di cui si è detto, voglio dire, questi abusi, la pubblica amministrazione potrebbe provvedere, siccome sono opere abusive, fare ordinanze di demolizione. Intanto fai le ordinanze, poi se non le eseguono le puoi fare in danno, incominciare a dare degli esempi. Mi ricordo che Sabella una volta andò con la ruspa, poi se n'è andato Sabella, però era un segnale forte, no? Per far capire che è cambiata la musica e che bisogna entrare nell'ordine di idea che quel mare è un bene di tutti, è una ricchezza per tutti i cittadini e non ad uso e consumo di pochi titolari di stabilimenti che ne fanno l'uso privato e li tengono, ripeto, anche chiusi. Quindi ora è una battaglia che noi stiamo facendo e speriamo di poter ottenere dei risultati. Grazie. Ma che ci applaudiamo per noi. Marco Possanzini, Comitato Mare per Tutti. Ringrazio tutti quanti per la presenza, per la partecipazione. Ringrazio la consigliera comunale Cristina Grancio, che oggi è qui con noi e interverrà subito dopo di me. Come vedete, il Comitato Mare per Tutti è nato per chiedere una cosa sovversiva, quasi inconsueta in questa città, in questo paese: l'applicazione delle regole, l'applicazione delle leggi che già esistono, del codice della navigazione, della Costituzione, dell'ordinanza balneare. Ed è un paradosso che proprio nella città di Roma, dove insomma ci sono tesori e patrimoni pubblici di grande valore e di grande rilievo, sia dal punto di vista architettonico che ambientale, come nel caso del mare, la richiesta di applicazione delle regole e quindi chiedere a chi ci amministra di applicare le leggi è paradossale che sia un'impresa,
che debba addirittura portare alla costituzione di un comitato. Noi siamo nati nel 2018 proprio con questo obiettivo, far ritornare la legge sul Mare di Roma, perché il Mare di Roma non è una zona franca. E il Mare di Roma deve tornare ai legittimi proprietari, che non sono assolutamente i concessionari balneari, ma sono i cittadini, sono tutti quanti cittadini. Ed è per questo che abbiamo iniziato tutta una serie di attività. Adesso, insomma, Franco Giacomelli le ha illustrate, Atos De Luca ne ha illustrato un'altra parte delle nostre attività. Quest'anno abbiamo deciso, durante l'estate, di raccogliere firme sulla petizione che avete in copia, per verificare anche, era un modo per cercare di capire qual è il livello di assuefazione, in qualche modo, dei cittadini ad un sistema di cose che sembra inalterabile. Perché quando si eccepisce qualcosa, si alza il dito, si pone una domanda e qualcuno, gli amministratori, non sanno cosa risponderti, la prima cosa che ti dicono è: ma è 70 anni che è così. Per la serie, siccome sono 70 anni che è così, arrivi tu e vuoi che da oggi cambi? No. Deve rimanere in qualche modo così, perché ormai è così, siamo abituati così, punto. Ecco, è un atteggiamento inaccettabile, che non solo legittima i potentati balneari, perché con questa modalità si legittima chi commette le illegalità sul Mar di Roma, ma nello stesso tempo si impedisce ai cittadini di discutere e di ragionare sulle prospettive per il Mare di Roma. Gli si dà questo pacchetto preconfezionato, gestito dai concessionari balneari, fine della trasmissione. Noi abbiamo scoperto con grande piacere, con grande veramente entusiasmo, e questo ci ha anche molto motivato, che in pochissimi giorni su questa petizione abbiamo raccolto più di 1000 firme. Quindi i cittadini, piano piano, parlandoci, ragionando, spiegando loro quali sono le astuzie, quali sono i porti delle nebbie dove li hanno condotti, quali sono le bugie che gli hanno raccontato, i cittadini piano piano stanno prendendo coscienza. Stanno prendendo coscienza che questo modello balneare è assolutamente inaccettabile, improduttivo, produce danni. Uno per tutti, l'abbiamo visto i giorni scorsi. I danni che la mareggiata ha prodotto alle strutture che in quel posto dove sono state posizionate non dovrebbero esserci, strutture che dovrebbero essere smontate a fine stagione e invece stavano ancora lì. Quindi la grande quantità di materiale che abbiamo visto distruggere dal mare è materiale che lì non ci doveva nemmeno stare, proprio perché rappresenta questo sistema dove tutto è concesso, tutto è tollerato, si chiude gli occhi, perché è da 70 anni che è così. La nostra petizione verteva essenzialmente su tre punti. Uno di questi è il PUA, il piano di utilizzazione degli arenili, che insomma uno strumento molto potente, molto importante, che non può essere sottratto alla discussione pubblica, non solo perché c'è una delibera, la 57 del 2006, che impone all'amministrazione di aprire una discussione pubblica appunto sul PUA, ma perché è in qualche modo è lo strumento che serve per discutere la prospettiva che Roma deve dare al suo mare. E noi non possiamo impedire che i proprietari del mare e delle spiagge, cioè i cittadini, si possano confrontare sul PUA. PUA che nella sua ultima redazione, frutto del lavoro dell'amministrazione commissariale, quella del municipio sciolto per mafia, è oggettivamente carente di alcuni aspetti di partecipazione democratica e questi aspetti devono assolutamente essere colmati. Noi riteniamo assolutamente importante e imprescindibile aprire una discussione pubblica sul PUA, che coinvolga associazioni, comitati, cittadini, forze politiche, che coinvolga tutti i cittadini interessati. La prossima settimana ci sarà una commissione ambiente in municipio, esattamente il 10 di dicembre alle ore 9. Noi saremo come Comitato Mare per Tutti, parteciperemo ovviamente dal pubblico perché non siamo stati invitati, o quantomeno ancora non siamo stati invitati, ma non credo che ci verrà formalizzato l'invito a partecipare. E in quell'occasione chiederemo con forza che si apra una discussione pubblica, che si convochi un'assemblea pubblica aperta a tutti e da lì parte un percorso composto da incontri, tavoli di lavoro, riflessioni, approfondimenti su quello che deve essere il nuovo PUA. Non è possibile che ci si nasconda dietro l'astuzia della Commissione Ambiente tanto per dire: beh, abbiamo fatto il passaggio, abbiamo fatto la Commissione, così va bene, adesso rimandiamo tutto in Campidoglio per l'approvazione, arrivederci e grazie. No, non può essere questo quello che noi possiamo accettare, assolutamente no. Quindi chiederemo formalmente l'apertura di questo percorso partecipato perché riteniamo
assolutamente importante che i cittadini si esprimano su un PUA che peraltro, noi abbiamo già cominciato a studiarlo in maniera approfondita ovviamente, ha degli aspetti che sono assolutamente discutibili, che sono anche a nostro giudizio pericolosi, che possono in qualche modo mettere una pietra tombale su quello che è il sistema balneare oggi in uso. Passatemi questa semplificazione. Quindi il nuovo PUA è tutt'altro che migliorativo rispetto alla condizione esistente, anzi ha degli aspetti che sono molto pericolosi e anche molto inquietanti, se per questo. E vogliamo che i cittadini ne discutano, ne siano consapevoli e possano esprimere il loro giudizio e in qualche modo possano sollecitare l'amministrazione a modificare alcuni aspetti del PUA. Quindi su questo non faremo nessun passo indietro, nemmeno per prendere la rincorsa, come spesso diciamo, e faremo del tutto perché la discussione diventi pubblica e perché i cittadini si rendano conto di qual è il modello che in qualche modo si sta per mettere in campo per la gestione del mare e delle spiagge. Il mare e le spiagge non sono una zona franca, una terra di nessuno, dove in qualche modo gli stabilimentari, come li chiamiamo, possono fare il bello e il cattivo tempo. E questa amministrazione, purtroppo, dobbiamo riconoscere un grande rammarico, ha degli atteggiamenti che legittimano questi comportamenti. Li legittimano. L'abbandono delle spiagge libere, e qui chiudo, la totale e assoluta non curanza che questa amministrazione ha avuto relativamente alle spiagge libere, non fa altro che legittimare i concessionari. Perché poi, nella società assuefatta, passa il modello che la spiaggia libera gestita dall'amministrazione pubblica è carente, però c'è quella del concessionario che invece vedi com'è bella, con i fiorellini, con il bar eccetera, con tutti i servizi. Quindi perché non dare anche le spiagge libere ai concessionari? Perché poi il passaggio diventa questo, la strettoia su cui si passa diventa questo. Quindi l'amministrazione vuole in qualche modo delegare a questi signori anche la gestione delle spiagge libere. Noi questo lo impediremo con tutte le forze, faremo del tutto per aprire questa discussione pubblica sul PUA e avvieremo anche, come giustamente ha sottolineato Atos, esposti e denunce, perché insomma i numeri parlano chiaro. Gli stabilimenti sono una cinquantina, in più della metà si ravvedono violazioni talmente gravi che dovrebbero portare alla decadenza e alla revoca della concessione. L'amministrazione non può più fare finta di nulla. Come Comitato Mare per Tutti siamo in campo, invitiamo a seguire il nostro lavoro, c'è la nostra pagina Facebook, il sito, i contatti, e quindi teniamoci sempre in contatto perché la strada è lunga e vogliamo percorrerla tutti quanti insieme. Lascio la parola alla consigliera Grancio, che ringrazio ancora per la partecipazione e per la disponibilità. Grazie a tutti. Intanto grazie per il lavoro svolto dai comitati per il nostro mare, perché ricordiamo che Roma ha un mare e spesso non si sa in giro per l'Italia, e questo invece è uno degli aspetti, diciamo, fondamentale per il nostro turismo e che quindi deve essere in qualche modo sicuramente tutelato. Io quello che sto notando in questi anni in cui sono qui, da quando sono entrata nell'amministrazione, è che ovviamente su questo aspetto effettivamente sembra che i balneari abbiano acquisito il diritto di proprietà su queste spiagge, che in realtà sono date semplicemente in concessione, lì dove poi tra l'altro si ravvedono addirittura delle illegittimità o delle illegalità, nulla si riesce a fare. Il problema di fondo è un problema, secondo me, politico, nel senso che purtroppo io sto riscontrando sempre di più che questa amministrazione invece il concetto di proprietà lo ha girato sull'interpretazione della legge. Nel senso che interpreta ed usa le norme in funzione di come probabilmente gli risulta più comodo. Oggi tra l'altro ci sarà nel pomeriggio un consiglio in cui ho ravvisato lo stesso atteggiamento. Questo qui è ovvio che è lo strumento principe per concedere a chi di rispettare le norme non ha nessuna voglia, per poter fare i propri interessi e i propri comodi.
E credo che prima di tutto si debba agire sull'amministrazione. Ovviamente i cittadini, per poter agire sull'amministrazione, gli strumenti che hanno è quello della partecipazione, ed è ovvio che così come il Comitato Mare per Tutti e gli abitanti di Ostia chiederanno di poter attivare un percorso di partecipazione come prevedono le norme nazionali ma anche il nostro ordinamento comunale, è quello lo strumento che i cittadini hanno per potersi difendere. Prima ancora di andare alla procura, e quello è l'ultimo stadio, ma ovviamente abbiamo riscontrato che forse questa, ancor più delle altre amministrazioni, sta osteggiando la partecipazione. L'amministrazione che si è presentata sventolando e sbandierando come primo impegno elettorale quello sulla partecipazione, ha ben scoperto invece che la partecipazione è uno strumento di intralcio per chi pensano che le leggi siano proprietà di chi le deve applicare. Quindi è assolutamente necessario che i cittadini si attivino, e vedo che questo comitato ha addirittura un rilievo nazionale, perché appunto questa problematica si ripercuote su tutto il litorale italiano, perché impedisce di avere proprio prospettive sulla gestione di quello che sono i progetti che la nostra città può mettere in campo. Credo che in molti sanno che in questi giorni si sta parlando dei nuovi poteri per Roma, si sta parlando dell'osservatorio per la nuova legge che potrà permettere a Roma di gestire con facilità i fondi che gli permetterebbero di fare un salto di qualità, di potergli dare tutte quelle norme che la possano rendere all'altezza delle grandi capitali europee. La verità è che qui però non si usa nemmeno, come al solito, gli strumenti che si hanno per poter arginare queste situazioni di illegittimità. Quindi veramente, se si pensa che siamo a quota zero nella capacità di usare le norme che abbiamo, se poi ci ritroviamo ad avere maggior potere e maggiori capacità di progettazione e di programmazione, mi auguro che cambi nel frattempo l'approccio dell'amministrazione e della politica alla gestione di tutto questo, perché altrimenti diventerebbe un boomerang che ci si ritorce contro. Quindi credo veramente che in primis questa amministrazione ha totalmente fallito il suo mandato, perché al di là delle questioni importanti sulla città, anche con grandi difficoltose da portare avanti, non si è vista nemmeno la voglia di far partecipare e di aprire ai cittadini, che avrebbe permesso l'amministrazione di poter essere più forte, soprattutto lì dove c'è l'illegalità e lì dove ci sono interessi fortemente speculativi, perché poi è questo. Quindi io sicuramente parteciperò alla Commissione Ambiente su questa tematica, quindi seguirò questa problematica, perché insomma è ridicolo che si abbandonino le spiagge libere di Ostia e poi ci si proponga il Tiber sulla riva del fiume senza nemmeno poter fare il bagno. Quindi grazie a questo comitato e grazie a tutti, e vi aspettiamo. Grazie. Poi... del resto il PUA poi verrà in Campidoglio. No, scusate. Verrà in Campidoglio, e quindi anche in Campidoglio la cosa non deve essere liquidata così, deve essere istruita, perché spesso c'è anche una disinformazione, poca sensibilità anche negli eletti, no? Sul problema del mare si dà per scontato, stabilimenti. E quindi invece c'è una problematica seria che attiene, come diceva Marco prima, cioè è il modello oramai
del mare fatto in quel modo, che non risponde più alle esigenze. E lì a Ostia ci vorrebbe, ma non solo a Ostia, dobbiamo dire anche in altre parti del nostro paese, perché negli anni 60 era nata questa, diciamo, concezione un po' consumistica, un po' così, che si costruiva sulle spiagge, che si compravano le cabine, i bungalow, le cose, c'era questa occupazione del sito demaniale. E oggi invece c'è il desiderio dei cittadini di riappropriarsi di questi beni indivisibili. Quindi dobbiamo mettere in atto una rinaturalizzazione dell'ambiente marino. E perché voi immaginate, chiudete un attimo gli occhi. Ora io non voglio fare una cosa, però immaginate la spiaggia di Ostia libera da tutte quelle montagne di cemento, tutte con dei piccoli gazebi, perché non è che siamo manichei nel senso, no, però con dei piccoli gazebi, il legno, il materiale, dove si fa un po' di ristorazione, dove si danno i servizi, si tengono l'ombrellone, sarebbe tutta un'altra cosa. Cioè, oggi questa risorsa è praticamente nascosta, chiusa, negata ai cittadini. Io volevo dire che poi questa è una battaglia romana, ma è nazionale. E ci abbiamo alcuni segnali, ci sono stati un emendamento anche in Parlamento, un 5 Stelle alla Lega, mi pare che l'avevano firmato, sì, 5 Stelle, sì. Che proponeva la vendita praticamente delle spiagge ai titolari delle concessioni, cioè di vendergli le spiagge. Quindi, e non solo, ma c'è stato anche proposte per un rinnovo automatico delle concessioni. Azzeramento dei canoni, cioè c'è tutta una spinta, blocco delle revoche, delle decadenze. E siccome i balneari, diciamo, visto siamo un paese di 8.000 km di coste, di balneari ce ne sono tanti, sono una lobby anche potente, ci sono alcuni partiti che sono molto sensibili al consenso. Ora, se lo fa la Lega va bene, mi meraviglia che si sia affiancato a questo anche i 5 Stelle, nel senso che vanno appresso, l'emendamento è stato firmato anche da uno dei 5 Stelle, cioè come loro, i beni naturali, l'ambientalismo, le cose eccetera, vendiamo le spiagge ai concessionari, che stanno puntando al rinnovo automatico, perché la Bolkestein prevede che si deve fare invece una procedura, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato a Livorno, mi pare, che bisogna fare, quando scade la concessione, una procedura di evidenza pubblica. Poi la può rivincere anche quello che ce l'aveva, se ha diciamo, in base a dei criteri per cui ha più requisiti, però un'evidenza pubblica. Voi pensate a Ostia alla scadenza fare una procedura di evidenza pubblica, significherebbe una rivoluzione. Ecco, ora, quindi, però c'è una spinta, ripeto, che si avverte anche a livello nazionale da parte dei balneari che hanno fatto lobby e che vogliono che queste concessioni siano permanenti, proprietarie proprio, che diventano loro, così possono fare quello che vogliono. Una volta diventate proprietari, vi immaginate, fanno ora quello che gli pare, una volta che hanno la proprietà troviamo le palazzine, i residence, le foresterie sulla spiaggia, eccetera. E devo dire anche, come ambientalista, tenete conto che questa invasione e cementificazione di parte delle battigie, delle spiagge, aumenta anche i fenomeni di erosione. E voi, io sento gli stabilimenti che qualcuno si lamentano, no? Ah, il mare ci ha portato via, vogliono i soldi dalla regione, il ripascimento. E poi vai a vedere il loro stabilimento che hanno la metà della concessione pavimentata, cioè con pavimenti. Ho capito, incomincia a ridare al mare, no, ripristinare, ci deve essere la sabbia nei stabilimenti, non le pavimentazioni. Poi fitness, tutte queste cose qua, quindi hanno trasferito sulle spiagge tutta una serie di attività e di, come dire, di comfort che non sono della spiaggia. La spiaggia deve essere la spiaggia, il bello della spiaggia è che sia libera, che... Se no te ne stai a casa, vai da un'altra parte, vai in un club sul Tevere a far bagno, voglio dire. E questo deve essere. Quindi c'è anche un aspetto culturale e un'aggressione politica della lobby degli stabilimenti. A Ostia c'aveva, ora è un po' ammaccato perché è stato inquisito dai magistrati, il dottor Papagni, che era il padrone di Ostia, degli stabilimenti, intorno al quale negli anni si è fatto tutte le malversazioni, tutto quello che è stato fatto, no? Era lui che interveniva a chi voleva la concessione per fargliela dare, insomma, no? Tutta una lobby molto potente.
Quindi, e devo dire che questi personaggi, interpellati quando si riparlò della mafia Ostia, furono i primi a dire che a Ostia non c'è la mafia, a Ostia va tutto bene, della serie, tra virgolette, ci abbiamo sotto controllo tutto noi, questo è un po' la cosa. Quindi la battaglia per il mare di Ostia è anche una battaglia di civiltà, di cultura, a favore dei cittadini, ma anche una battaglia di legalità, perché gli stabilimenti sono diventati oggetto di malaffare, di infiltrazioni, di ricatti, di lotte, di lobby e quant'altro. E quindi questo messaggio un'amministrazione dei 5 Stelle dovrebbe recepirlo. Purtroppo dobbiamo dire che è un muro di gomma, proprio nulla, niente di niente, ma anche le cose più semplici, anche se io ricordo sempre che in campagna elettorale con gli striscioni giù il lungo muro, abbattiamo il lungo muro, e hanno avuto la fiducia e il consenso dei cittadini per fare questa battaglia. Ora governano il Campidoglio, governano il municipio, il lungo muro, ma quando mai? Nulla di nulla. E questa è una cosa, diciamo, molto negativa, perché noi speravamo, al di là, diciamo, chi è che ha vinto le elezioni, che comunque almeno su certi fronti si aprisse, no? Si voltasse pagina. Invece la delusione è veramente tanta, completa, e quindi Mare per Tutti farà quello che chi aveva detto che le voleva fare non lo fa, e sono contraddizioni che gli dobbiamo far pesare, però dobbiamo dirlo, dobbiamo denunciarlo. Voi avete preso i cittadini, i voti a Ostia, giù il lungo muro, abbiamo le foto della campagna elettorale, sono andati là e invece sono schierati a favore di questi balneari. Quindi è una battaglia che faremo insieme ai cittadini, e la faremo, come si chiama Marco, con le carte bollate, con i sit-in, con i volantini, con la denuncia pubblica, con tutto, pacificamente, perché noi siamo naturalmente pacifici. Una suggestione che mi ha sollecitato Ados per farvi capire qual è il livello di degrado anche etico, morale e culturale. Insomma, noi abbiamo un municipio dove è stata fatta una campagna qualche mese fa, io sono ambiente, municipio plastic free, eccetera. Voi immaginate, che lo scorso anno abbiamo le foto, quindi è tutto documentato, mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, alcuni concessionari balneari, dopo che l'ennesima mareggiata aveva buttato giù cabine, eccetera, per non portare via i rottami, hanno fatto una cosa molto semplice: su demanio marittimo, sulla spiaggia, guardate bene, cataste di legna, e gli hanno dato fuoco su demanio marittimo, abbiamo le foto, hanno incendiato cataste di legna proveniente da cabine rotte, quindi vernici eccetera, su demanio, e non è intervenuto nessuno. Quando abbiamo sottoposto all'amministrazione questa abitudine, diciamo così, questa cattiva abitudine, nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Questo è il livello di compromissione, di assuefazione e in qualche modo di incentivo che si sta dando al potentato balneare. Questo tanto per farvi capire qual è il quadro in cui ci muoviamo. Dunque, siamo alla conclusione, è stato detto abbastanza, diciamo, le vari aspetti che ha, diciamo, le problematiche sul mare di Roma. E il Lido di Roma, che da sempre, c'è anche un altro aspetto, oltre, diciamo, al problema dell'erosione, diciamo, il diniego dei diritti di quelli che sono i cittadini, ma c'è anche un altro aspetto che ritengo importante, il turismo, cioè quei pochi turisti che così dice, approdano proprio al Lido di Roma, rimangono proprio sconvolti. Questo aspetto, che la reputazione, possiamo dire, del Lido di Roma, che ha appunto all'estero, è alquanto triste e vergognosa, perché appunto vediamo spesso questi turisti vagare sul lungomuro e non riescono a capire come questa situazione, questo tipo di rapporto che c'è sul mare di Roma. E noi continueremo, come è già stato detto, la nostra battaglia, perché queste prime oltre 1000 firme sono appunto le prime, perché la petizione continua ad andare avanti. Tra l'altro volevo dire una cosa, che è stata depositata proprio qui in Campidoglio anche un'esplicita richiesta di 44 cittadini che pretendono giustamente che le concessioni balneari vengano messe a gara, come appunto dicono tutte le normative europee e nazionali.
Quindi ringraziamo della partecipazione, della presenza. Sì. Cittadini che ambiscono ad avere la concessione. Certo, certo, ambiscono di avere la concessione, hanno tutti i diritti. Certo, hanno tutti i diritti. Appunto, anche questa cosa qui viene proprio totalmente ignorata, non c'è un cenno di risposta all'istanza di quasi 3 mesi, un cenno di risposta da parte di questa amministrazione. Grazie a tutti per la partecipazione, seguiteci perché la lotta continua. Grazie.